Perché non vedremo più film? Non li vedremo più perché se si tagliano quello che può favorire la crescita e la sopravvivenza della cultura, non soltanto il cinema, non basta il cinema, è la cultura, è tutto quello che fa della nostra penisola un'Italia che nel mondo ha una sua esistenza, un suo riconoscimento, una sua vivacità. Se si taglia alla cultura, che la cultura è generale, tutto non è solo cinema, per l'Italia non rimane nulla se non un'immagine di affarismo, di cricca, di gente che cerca di arrangiarsi e di barare l'uno contro l'altro. La cultura è quella che ha un'immagine ancora forse positiva dell'Italia, abbiamo visto anche a Cannes ultimamente. Il fatto che si tolgano fondi alle scuole di cinema può indicare che questo Stato non vuole investire sui giovani? Ma non è che lo Stato ce l'ha con i giovani, lo Stato ce l'ha con la cultura è sempre una cosa di giovani, la cultura è ricerca, è desiderio di vedere quello che ci sarà di nuovo, cercare nuove vie, sia nel cinema, sia raccontare nuove cose, sia nel cinema che nella musica, che nella danza, che nel teatro. Quindi la cultura è di per sé giovane, anche se la cultura la fa un ottantenne, è perché c'è un suo spirito giovanile, ma la verità è che la cultura è opera è dei giovani, ecco qua, siamo in mezzo ai giovani, perché vogliono tutti fare cultura, questi vogliono fare attraverso il cinema, ma si fa anche attraverso altre cose. Lei ha parlato di una moderna armata Brancaleone, ci può dire da chi è composta? L'armata Brancaleone è quella che cerca di togliere denaro e di soffocare la cultura dei giovani, è quella pubblica, per dare quel denaro soltanto alle scuole private, che quindi forniscono denaro e che è solo per chi può permettersi di fare cultura e di imparare.